Siamo con Lara Leonardi, Porto Canale, canale meraviglioso, vicino ai Magazzini del Sale, una delle protagoniste dei Mille di Sgarbi. Raccontaci qualcosa di te, perché hai partecipato, il tuo stile pittorico che poi andremo a vedere con la camera, ovviamente. Io ho partecipato perché avevo bisogno di credere che nella realtà potessi avere un posto anch'io con la mia arte. Qual è la tua tecnica? Allora, la mia tecnica, uso le polveri e uso materiali fluidi. Dalla contrapposizione di queste consistenze così eterogenee nasce un tormento, una battaglia, una lotta, e dalla lotta inizia a prendere forma qualcuno. Abbiamo visto che ti rivolgi in modo particolare a soggetti. Sì, quindi soggetti, figure umane, perché le persone mi ossessionano, mi perseguitano, non mi lasciano vivere. Quindi io, quando vedo qualcuno, divento pazza, inizio a sognare la notte la persona che mi è entrata dentro e sono costretta a dipingere. Da quanto tempo che ti esprimi, diciamo, in questo senso? Fin da piccola io non parlavo, disegnavo, perché io nasco come disegnatrice. Tracciare per me è spaccare, scrivere, lasciare un segno e comunque fare memoria di tutte le cicatrici che ho io. Qual è il tuo progetto? Cosa ti piacerebbe realizzare attraverso questa indubbia, perché ho visto le opere indubbia, capacità di esprimere, no, con grandi concetti di creatività, anche abbastanza, insomma, inusuali? Mi piacerebbe dare voce a tutte quelle persone che non parlano, raccontare la loro storia, fargli compagnia fino al momento della loro morte. Senti, sei di fianco alla bandiera italiana. Cosa c'è? Cosa ti senti di trasmettere alle platee internazionali come artista italiano? Secondo te cos'hai nel DNA? Il gusto, l'amore per la bravura e il fatto di avere sempre coraggio cercando la bellezza. Benissimo, allora noi ti auguriamo veramente un futuro meraviglioso, glorioso, illuminato come questa serata su questa barca meravigliosa, e ci vediamo tra poco quando apre la mosca. Grazie. Ciao.